Buongiorno, buongiorno a tutti. Iniziamo, aspettiamo ancora qualche minutino prima di iniziare. Allora, dico un paio di cose, proprio due. E oggi faremo la pratica, ovviamente sarà una pratica un po' particolare, un po' diversa e la potete seguire tutti. Allora, ci serviranno questa mattina, quindi leviamo scarpe e calzini in questo momento, ma tenete dei calzini vicino a voi e anche una sedia da tenere che ci servirà verso la fine della lezione, della pratica, e quindi tenetela vicino, a disposizione. Aspettiamo ancora qualche minuto, piano piano entrate tutti. Bene. Bene, bene, è sempre bello vedere che siete tutti pronti e accogliete le nostre proposte. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Fondamentalmente oggi faremo un lavoro di rafforzamento di spalle, braccia, addome in preparazione per la posizione sulla testa. Ok, tutto rimarrà poi disponibile su YouTube, quindi alcuni di voi ci hanno scritto che oggi non sarebbero potuti essere qui. Va bene, siete già tantissimi. Allora, direi di iniziare. Prendete il vostro tappetino e ci mettiamo seduti in posizione comoda, con le gambe incrociate, le mani in appoggio sulle ginocchia. Iniziamo a chiudere gli occhi. Ok, prendiamo questi momenti un attimo per entrare nella nostra pratica, quindi per entrare in contatto con il nostro respiro e con il nostro corpo. E quindi da questa posizione inizia piano piano ad accorgerti del tuo corpo, quindi dei piedi, delle gambe, degli ischi ben in appoggio a terra. Del tuo busto, prova ad accorgerti se vai in avanti o se stai andando indietro, prova a cercare il tuo centro, il tuo equilibrio. Manda in basso le spalle, il mento parallelo al pavimento e il centro della testa che vuole andare verso l'alto, crescere, allungare le vertebre, creare spazio. Prova ad immaginare di voler crescere verso l'alto ed alleggerire il tuo peso del corpo sugli ischi. Mantieni le spalle basse e per qualche respiro chiediti come stai, come ti senti questa mattina, come sta il tuo corpo. E piano piano inizia ad accorgerti anche del tuo respiro senza modificare nulla, semplicemente accorgiti di com'è il tuo respiro. Se può aiutarti, puoi provare a portare una mano sul cuore, una mano sul ventre. Se questo ti aiuta a connettere meglio con il tuo respiro, a sentirlo meglio. Inizia a respirare un pochino più profondamente, quindi allunga la fase dell'inspirazione e la fase dell'espirazione. Mantieni in basso le spalle. Inizia a sentire l'aria che gonfia prima il ventre, poi il petto, in inspirazione. In espirazione svuota completamente i polmoni, risucchia l'ombelico all'interno, quindi attivamente inizia ad attivare l'addome. Manda dentro l'ombelico e svuota completamente il ventre. Ancora in ispirazione, gonfia bene il ventre e poi riempi completamente i polmoni senza sollevare le spalle
In espirazione, lascia andare, svuota prima i polmoni e poi risucchia l'ombelico all'interno. Fallo ancora per qualche respiro, quindi continua a seguire il movimento del respiro dal basso verso l'alto in inspirazione e dall'alto verso il basso in espirazione. Una volta aver preso contatto con la respirazione, con il tuo respiro, proviamo a fare una respirazione abbastanza energizzante in cui attiviamo la parte dell'addome. E quindi inspiriamo dal naso e facciamo 5 piccole contrazioni addominali per buttare fuori l'aria. E quindi inspiro dal naso e ed espira con 5 piccole contrazioni ritmiche. Prova a sentire l'ombelico andare all'interno, quindi attiva forte l'addome e l'ombelico, non abbassarti, cresci sempre verso l'alto. Lo facciamo ancora per 3 volte. Inspira dal naso e ancora, inspira dal naso, mantieni gli occhi chiusi. L'ultima volta. Inspira dal naso e fuori 5 contrazioni addominali. Torna a respirare normalmente, mantieni gli occhi chiusi, puoi accorgerti di alcuni effetti, forse hai qualche giramento di testa, è normale, è una respirazione che attiva e energizza moltissimo. Prenditi un attimo per formulare l'intenzione per la pratica di oggi, quindi una parola, una frase che possa guidare la pratica di oggi. E poi inspira, porta su le braccia oltre la testa, apri gli occhi, espira, porta la mano destra a terra ed espirando vai un attimo in flessione verso destra. Senti bene il radicamento degli ischi a terra, quindi prova a non sollevarti. Resta in flessione, allunga bene la colonna e con la prossima inspirazione torno al centro ed espirando vado direttamente a sinistra. Inspiro, torno al centro, fai delle piccole circonferenze, circonduzioni con la colonna, in avanti, indietro. Resta connesso con il tuo respiro. E poi da qui sciolgo l'intreccio delle gambe, porto i piedi a terra, porto le braccia parallele al pavimento, mando indietro le spalle, inspira, solleva i piedi da terra. Inizia ad attivare l'addome, quindi prova a sentire bene l'ombelico che è attivo all'interno. Resta nella posizione, se vuoi intensificare puoi provare a distendere le gambe verso l'alto. Mantieni un respiro profondo, calmo, controllato. Ci ricordiamo che stiamo facendo yoga e quindi qualsiasi posizione, in qualsiasi momento rimaniamo costantemente connessi con il nostro respiro. E poi riportiamo a terra i piedi, ci intrecciamo le gambe, ci spostiamo in avanti e passiamo in quadrupedia. Puntiamo i piedi, inspiro, porto il petto verso l'alto. Espirando faccio una grande gobba, risucchio dentro l'ombelico, separa bene le scapole. Ancora, inspira, apri il petto, porta il petto verso l'alto. Espirando, collo del piede a terra, risucchia dentro l'ombelico, spingi bene a terra e separa le scapole. Fallo ancora per qualche respiro, iniziando a muovere la tua colonna, iniziando a scaldare le braccia, le spalle, quindi prova a sentire il lavoro, la spinta delle mani a terra e manda bene dentro l'ombelico. Prendi contatto con questo esercizio, con questa sensazione di allontanare le scapole e spingere le mani a terra. Poi torno in neutro, punto i piedi, avvicino i glutei e i talloni e piano piano inizio a distendere le gambe verso l'alto ed entro nel mio primo Adho Mukha Svanasana. Fai dei passetti sul posto, resta un attimo qui, lo sguardo è verso gli alluci
Non contrarre nulla in questo momento, goditi questa prima inversione. Respira nella posizione. E poi da qui fai qualche passo, riporta i piedi tra le mani, lascia i piedi distanti quanto le anche e il centro della testa verso il basso. Se hai bisogno afferra i gomiti, se hai bisogno piega le ginocchia. Sono i primi movimenti, quindi ci stiamo scaldando, stiamo iniziando a muovere il nostro corpo. E poi sciogli l'intreccio delle mani, se le hai afferrate, inspira, distendi la schiena, rendi la parallela al pavimento. Espirando, fai un lungo affondo, ginocchio destro a terra. Inspira, vieni un attimo su con le braccia, manda in basso le spalle. Oggi lavoreremo molto con l'addome, quindi prova a tenerlo sempre attivo. Mantieni anche bene in allineamento, il piede sinistro bene attivo a terra. E poi espirando, riporto a terra le mani e distendo un attimo la gamba sinistra. Prova a portare la punta del piede sinistro verso il petto. Resta un attimo qui e poi inspira, torna in avanti. Espirando, scendi ginocchia, petto, mento come ti stretti. Inspira con un'onda, vieni in avanti, apri il petto, Bhujangasana. Espira sugli ischi, Adho Mukha. Cane e faccia in giù. Resta un attimo qui, respira nella posizione. E poi da qui inspira, porta su la gamba destra. Espira, porta il ginocchio al petto, il corpo in tavola, quindi le spalle sono sopra i polsi. E ancora, inspira sulla gamba destra. Espira, ginocchio al petto, corpo in tavola. Ancora, inspira su, espira, ginocchio al petto, corpo in tavola. Questa volta resta qui. E per 3 volte, espirando, separa le scapole, porta il ginocchio verso il mento, inspirando, torna. Espira, su, separa le scapole, ginocchio al mento, torna. L'ultima volta, espira, separa le scapole e torno. Inspiro sulla gamba destra, espiro, piede destro a terra accanto al sinistro. Inspiro, vengo in tavola, espiro, scendo ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspiro con un'onda, apro il petto, faccio un piccolo cobra. Espiro, punto i piedi, Adho Mukha, cane e faccia in giù. Riprendi contatto con il respiro. Porta lo sguardo sempre verso gli alluci. Resta nella posizione. Se hai bisogno di riposarti, ginocchia a terra e glutei in appoggio sui talloni, fronte a terra, Balasana. Altrimenti resta in Adho Mukha e lo sguardo è sempre verso gli alluci. Se hai bisogno, butta fuori l'aria con la bocca. Inspira sulla gamba sinistra, espira, piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra. Inspiro su con il busto, Anjaneyasana. Resta nella posizione, inizia a sentire il lavoro delle gambe, l'addome si chiude, si contrae, le anche sono in allineamento. Espira, porta le mani a terra, distendi un attimo la gamba sinistra. Resta. E poi inspira, torna in avanti, espirando, scendi ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspira con un'onda, apri il petto, Bhujangasana. Espira su il bacino, Adho Mukha, cane e faccia in giù. Espira nella posizione, resta sempre presente con il tuo respiro. E poi inspira sulla gamba sinistra, espira, ginocchio al petto, corpo in tavola. E quindi portiamo le spalle sopra i polsi. Inspiro sulla sinistra, espiro, ginocchio al petto, corpo in tavola. Ancora per una. Inspiro, torno su, espiro, ginocchio al petto, corpo in tavola, resta. E per 3 volte, espira, allontana le scapole, senti spingere il tappetino a terra, e torna. Espira, su il ginocchio, allontana le scapole, e torna. L'ultima volta, espira, allontana le scapole, e torna. Inspiro sulla gamba sinistra, espiro, piede sinistro accanto al destro, Adho Mukha. Ginocchia a terra, glutei in appoggio sui talloni, fronte a terra, Balasana.
recupera, calma tutto, calma il respiro. Resta qualche respiro in Balasana semplicemente per accorgerti di come ti senti, di come stai, dei primi lavori che stai facendo con il tuo corpo. Respira. E poi inspira, torna in quadrupedia, punta i piedi e da qui mantieni le gambe a 90 gradi e inizia a camminare con le mani in avanti. Manteniamo i polpastrelli in appoggio davanti, quindi non andiamo ad appoggiare il palmo, rimaniamo con i polpastrelli in appoggio a terra, camminiamo in avanti. Mantieni le gambe a 90 gradi e prova a portare il petto o il mento verso terra o la fronte se è troppo intenso. Separa bene le braccia tra di loro e prova a sentire le scapole chiudersi e andare all'interno. L'addome è super attivo, non mollare con l'addome. Oggi l'addome non si molla mai. Tienilo sempre attivo. Respira. Stringi forte le scapole. E poi di nuovo scivolo indietro, mi fermo un attimo in Balasana. Glutine appoggio sui talloni, fronte a terra. E poi inspirando, torno su con il busto. Iniziamo a scaldare un po' le nostre spalle, quindi porto in avanti le braccia, i palmi si guardano tra di loro. E per 5 volte inspiro, porto le spalle in avanti, espiro, torno indietro. Ancora. Inspiro, porto le spalle in avanti, quindi allontano bene le scapole e torna. Ancora per tre. Inspiro in avanti, espiro indietro. Inspiro avanti e dietro. Inspiro avanti e dietro. Apri le braccia all'esterno. E per 5 volte andiamo a inspirare, ruotare completamente le spalle fino a portare i pollici verso il basso. Inspiro, torno, li porto indietro. Inspiro, ruoto in avanti fino al mio massimo. Espiro, torno indietro. Prova a tenere l'addome, cresci verso l'alto. Ancora, inspiro, ruoto in avanti. Espiro, indietro. Ancora due. Inspiro in avanti e indietro. L'ultima volta. Inspiro in avanti. Espiro, indietro. E poi da qui porto le braccia in alto oltre la testa e di nuovo prova a non curvare la zona lombare, ma al contrario, manda l'addome all'interno, cresci verso l'alto. Porta su le braccia, i palmi sono l'uno di fronte all'altro, per 3 volte. Inspiro, porta le spalle ad appoggiarsi sulle orecchie, espira, scendi. Ancora, inspira su e scendi. Lo facciamo per 3 volte ancora. Inspira su. E scendi, l'ultima due. Inspiro su e scendi, inspiro su e scendi. Fermati un attimo, accorgiti. Sciogli un attimo le braccia, le spalle, sono esercizi che ci aiutano a mobilizzare le spalle. E da qui punto i piedi, inizio a sollevare gli ischi verso l'alto e il resto in Adho Mukha per qualche respiro. Lo sguardo è verso gli alluci, separa bene le dita dalle mani, separa bene le mani, le braccia tra di loro. E per 10 volte inspiro qui ed espirando con controllo porto il petto verso le ginocchia. Lo facciamo in modo lento, quindi inspiro, torno in avanti, espiro, attivo e stringo forte l'addome, il petto va verso le ginocchia. Ancora. Inspiro, torno, espiro, spingi forte con le mani, il petto va verso le ginocchia. Ancora, inspira, espira, butta fuori l'aria, avvicina con il petto, avvicinati alle ginocchia. Ancora, espira, spingi bene con le mani, stringi forte le scapole. Ancora per 5, espira, inspira, torna. Espira, inspira, torna, ancora, espira, avvicinati e torna,
Espira e torna. Da qui torniamo in Ardha Mukha, se hai bisogno riposati, portati e porta le ginocchia a terra, altrimenti rimaniamo 5 respiri in Ardha Mukha. E da qui, espirando per 5 volte, porto i gomiti verso terra, lo sguardo è sempre verso gli alluci, quindi inspiro, torno su, espiro, gomiti a terra, inspira, torna su, espira, gomiti a terra, ancora, inspira, torna su, espira, gomiti a terra, lo facciamo ancora una volta, inspiro, torno su, espiro, gomiti a terra, ginocchia a terra, glutei in appoggio sui talloni, mi fermo un attimo, fronte a terra, balasana, chiudi gli occhi, respira, riprendi contatto con il tuo respiro, prova a calmare tutto, resta nella posizione, resta in basso, manda la fronte a terra. Inspirando torniamo in quadrupedia, punto i piedi sugli ischi, Ardha Mukha. Respira un attimo qui e lo rifacciamo, questa volta però proviamo a rimanere, quindi espiro, gomiti verso terra, porta lo sguardo verso gli alluci. Prova ad attivare forte l'addome, è come se volessi spingere con le mani il tappetino davanti a te. Quindi prova a portare sempre il petto verso le ginocchia, stringi e attiva forte i quadricipiti, forte l'addome. Respira, senti il lavoro sulle braccia, sulle spalle. Non mollare con l'addome, manda sempre l'ombelico all'interno. E poi torno in avanti con il busto, cammino indietro con le gambe e dentro un attimo in plank. Resta qui, respira. Spingi forte con i talloni verso il fondo del tappetino e poi porto un attimo il bacino a terra. Mantengo i gomiti ben appoggio a terra, il collo del piede è ben attaccato a terra. Inspirando, provo ad intensificare questa posizione, quindi provo a portare il petto verso avanti, in avanti, le mani spingono il tappetino verso di te. Respira, anche qui provo a mandare l'addome all'interno, attiva forte i glutei. E poi espirando torno a terra, torno un attimo in quadrupedia e di nuovo mi fermo un attimo, respira. Calma tutto, accorgiti di cosa stai facendo in questo momento, quindi prova a sentire qual è il lavoro che stai facendo, senti come sta il tuo respiro. Recupera un attimo. E poi inspiriamo, torniamo in quadrupedia, riportiamo i gomiti a terra. Le mani sono sempre ben attaccate a terra, punta i piedi, cammino indietro e scendo con il bacino, entro in tavola. Da qui rimaniamo per qualche respiro. Proviamo a fare lo stesso esercizio di respirazione che abbiamo fatto all'inizio, quindi inspiro dal naso e provo a mandare dentro l'ombelico e a buttare fuori l'aria. Quindi inspiro dal naso e fuori l'aria. Ancora, inspira dal naso, fuori l'aria, attiva forte l'addome, proprio fare una respirazione molto forte, ritmica, energica. Ancora, inspira dal naso, fuori, l'ultima, inspira dal naso e fuori. E poi riporto a terra il bacino, mi fermo un attimo, porto il petto verso l'alto, provo ad allungare bene l'addome, manda in basso le spalle, spingi il tappetino verso di te, intensifica la posizione, apri il petto, attiva l'addome. E poi espirando, torna al centro, punta i piedi, questa volta torniamo in plank, ma per 5 volte inspiro, porto il bacino verso l'alto, espiro, tavola. Inspiro, bacino verso l'alto, spingi bene con il petto verso le ginocchia e torno, i gomiti ben ancorati a terra.
terra ancora per te. Inspiro su e scendo. Ancora due. Inspiro su e scendo. Inspiro su e scendo. Ginocchia a terra, torno un attimo in balasana, fronte verso terra. Questi momenti in cui stiamo in balasana sono dei momenti in cui ci riposiamo, ci riprendiamo, riprendiamo contatto con il respiro e proviamo a calmarlo. Ci accorgiamo di cosa stiamo lavorando. Possiamo sentire forse un po' di calore iniziale. Come state? Resta. E poi da qui torno in alto con il bacino. E questa volta abbiamo bisogno dei nostri calzini. Quindi calzini ai piedi. Iniziamo a fare un paio di esercizi. Vediamo in base al tempo quanto ne riusciamo a fare. Ok, allora calzini ai piedi, li avete messi tutti? Ok. Allora, scendiamo dal tappetino. Scendiamo dal tappetino, grazie. Allora, ci mettiamo braccia, le mani distanti quanto le spalle. Ok, tanto mi vedete anche se sono fuori dal tappetino. Ok, e mani ben aperte, quindi separate bene le dita. Spalle sopra i polsi. Scendete dal tappetino, dobbiamo scivolare. Portiamo i piedi a terra, forse non mi vedete. Dobbiamo portare il collo del piede a terra, ok, per scivolare. Quindi mani a terra, spalle sopra i polsi. Sollevo le ginocchia e mantengo il collo del piede a terra. E qui per 5 volte inspiro ed espiro sui glutei. E torno. Ancora. Espiro sui glutei. E torno. Ancora. Espira su. Torna. Espira su. Torna. Ancora una. Espira su. E torna, ginocchia a terra, vai a sederti un attimo sui talloni, fermati un attimo, recupera. Quando facciamo questi esercizi, queste pratiche, spesso possiamo sentire fastidio ai polsi. Quindi se sentiamo qualsiasi fastidio possiamo intrecciare le mani e fare delle piccole circonduzioni con i polsi per scaldarle, per ammorbidirli, per alleggerire le tensioni sui polsi. Ok, riportiamoci nella stessa posizione, quindi spalle sopra i polsi, mani bene aperte che attivamente si attaccano a terra, ok? E collo del piede a terra, solleviamo le ginocchia, rimaniamo un attimo qui. Questa volta per 5 volte inspiro qui, espiro sui glutei, ginocchia al petto. Spingi i piedi, allunga e allontana, ok? Lo facciamo per 5. Inspira qui, espira su, ginocchia al petto. E distendi. Ancora. Espira, ginocchia al petto. E distendi. Ancora due. Su, ginocchia al petto. Distendi. L'ultima. Su, ginocchia al petto. E distendi. Ginocchia a terra. Glutei in appoggio sui talloni, mi fermo un attimo, balasana se hai bisogno fronte a terra. Se hai bisogno porta le braccia lungo i fianchi, quindi per alleggerire il peso e il lavoro sulle spalle. Resta un attimo in balasana, recupera il respiro, calma tutto. E poi da qui rifacciamo un altro esercizio, quindi ci riportiamo sempre con le spalle sopra ai gomiti, le mani sempre ben distanti. Puntiamo il collo del piede, quindi non la punta, collo del piede a terra, scivoliamo. Ok, solleviamo le ginocchia. Da qui
Facciamo per 10 volte, quindi 5 a gamba. Espiro, ginocchio al petto, torno. Espiro, sinistro e torno. Ancora, espira e torno. Separa bene le scapole. Espiro, sinistro, torno. Ancora, espiro destro, torno, espira sinistra e torna, espira destro, torna, espira sinistra, torno, ancora uno per lato, non mollare, espira, ginocchio destro, espira sinistro, torno, ginocchio a terra, fronte a terra, balasana. Recupera, calma tutto. Prova ad accorgerti di come stai, di come sta reagendo il tuo corpo a questi movimenti. Riprendi contatto con il respiro, calma tutto. Ci ricordiamo che stiamo sempre facendo yoga, quindi rimaniamo sempre consapevoli sul nostro corpo, sul nostro respiro, come risponde il nostro corpo a quello che gli proponiamo di fare. Poi torno un attimo in alto, mi siedo di nuovo sul tappetino se ho fastidio alle ginocchia. Porto le mani in appoggio ai lati delle gambe all'altezza, diciamo, di metà quadricipite. Da qui apro e sollevo bene le mani, allontana le scapole, manda l'ombelico all'interno per 5 volte. Prova a sollevare le ginocchia e torno. Se riesci, solleva anche i piedi mantenendo il più possibile i talloni attaccati ai glutei, ok? Quindi in espirazione saliamo, in inspirazione torniamo a terra. Lo facciamo per 3, per 5. Inspiro, sto, espiro, su e torno. Ancora, espiro, sollevo e scendo. Espiro, su e scendo. Espira, su e scendi. Espira su e scendi. Fermati un attimo, respira. Allunga l'addome se hai bisogno, verso indietro. Calma il respiro. E rifacciamo questi quattro esercizi di nuovo per un altro ciclo. Ok? Ci siete? Ci siete tutti? Ok, allora, se, ve lo ripeto, se avete fastidio ai polsi potete intrecciare le mani e fare delle piccole circonduzioni con le mani per aiutarvi ad alleggerire il peso e il fastidio sui polsi. Ok, mani ben distanti, separate a terra, di nuovo scendiamo dal tappetino perché dobbiamo scivolare, ok? Quindi pronti? Si scivola. Braccia, le spalle sopra i polsi e di nuovo espiro sul bacino, inspiro, scendo. Ancora su e scendo, attiviamo e facciamolo un po' velocemente. Espira su, inspira, torna, espira su, inspira, torna, espira su e torna. Ginocchia a terra, ci fermiamo. Se hai bisogno, fronte a terra. Sicuramente immagino che state sentendo comunque l'attivazione dell'addome e questi esercizi ci aiutano a sia rinforzare ma avere anche un controllo una volta che siamo in verticale. Non è detto che oggi andremo tutti in verticale, quindi intanto noi ci prepariamo. Ok, riportiamo le mani ben in appoggio a terra, separiamo le dita, spalle sopra i polsi, mi raccomando. Braccia, mani aperte quanto le spalle, di nuovo collo del piede a terra, sollevo le ginocchia, questa volta inspiro qui, espiro sul bacino e richiamo le ginocchia al petto. Ancora, distendi, spingi bene le mani, allontana le scapole, espira su, ginocchia al petto. Distendi, lo facciamo ancora per 3. Espira su, ginocchia al petto. Distendi, ancora. Espira su, ginocchia al petto, distendi, l'ultima. Espira su, ginocchia al petto e distendi.
Ginocchia a terra, di nuovo ci fermiamo, recuperiamo, calmiamo il respiro, fronte verso terra. Oggi ovviamente per una questione di tempi non possiamo fare troppe ripetizioni, però tanto poi si troverà tutto su YouTube, quindi quando volete potete ripeterlo più volte. Ok, ci siamo? Sorridiamo! Più che polsi e piedi, cosa? Ok, ci siamo? Vai, non ci distraiamo. Polsi sopra le spalle, forza. Mani attive. Allora, per difendere i piedi, perché molto spesso sentiamo fastidio nello scivolare, questo perché? Perché dobbiamo spingere bene a terra, separare le scapole tantissimo, mandare l'ombelico sempre all'interno. Per questo vi ho detto, oggi l'ombelico, l'addome non si molla mai. Ok, spalle sopra i polsi, questa volta da qui facciamo l'alternato, quindi espiro, ginocchio destro al petto, torno, espiro il sinistro, torno, espiro il destro, torno. Lo faccio per 5 volte al lato, ancora 3 a destra e lo faccio in espirazione, quindi espiro, ginocchio destro, torno, espiro, ginocchio sinistro, torno, ancora 1, destro, espiro sinistro, torno, ginocchia a terra, mi fermo, mando in basso le spalle, respiro, se hai bisogno porta la fronte a terra, le braccia puoi portarle lungo i fianchi come ti ho detto prima per permettere alle scapole di alleggerire il loro lavoro, quindi di lasciarle morbide e di rilassarle. Recupera un attimo, resta qui. Calma il respiro, calma tutto. E poi torno in alto, busto in alto, mani in appoggio all'esterno delle gambe come abbiamo fatto prima, più o meno a metà quadricipite. Quindi siamo qui, iniziamo a sentire le mani bene in appoggio a terra, separo le dita, allontano le scapole dentro l'addome. E da qui in espirazione sollevo le ginocchia, e inspirando torno, mantieni questa posizione, quindi mantieni le scapole ben lontane e distanti tra loro e dentro l'addome. Ancora, espira, su e torna, lo facciamo per 4, espira e torna, espira e torna, quanto stiamo? Mi fate 3, espira, torna, vabbè facciamo un'altra, espiro, ginocchio al petto e torna. Ci fermiamo un attimo, respiriamo, ci calmiamo il respiro, riportiamo la fronte a terra questa volta le braccia sono in avanti, uniamo i palmi delle mani e li portiamo in appoggio sulla nuca, dietro di noi. Rimaniamo qualche respiro qui per riconnettere con il nostro respiro, calmarlo. Prova a sentire il respiro in appoggio sui quadricipiti, quindi il petto che si gonfia e si sgonfia ogni volta che inspiri ed espiri. Resta qui, calma tutto. Recupera. E poi torniamo in alto con il nostro busto, leghiamo i calzini. Quindi torniamo di nuovo a piedi scalzi. Ok, non abbiamo tantissimo tempo, ma ce la facciamo. Allora, adesso vi spiego come impostare e come mettere le mani quando andiamo sulla testa. Attenzione, non stiamo andando sulla testa ancora, forse non ci andremo oggi. Vi faccio vedere come si fa. Quindi afferriamo i gomiti, quindi questa è la nostra misura di riferimento, apriamo e portiamo le mani ad intrecciarsi, ok? Quindi proviamo a farlo anche solo in preparazione a terra, quindi da terra afferriamo i gomiti, separiamo le braccia, andiamo ad afferrare le mani tra di loro, le dita le intrecciamo, chiudiamo un pochino i gomiti, ok? Da qui portiamo il centro della testa, quindi mi raccomando, non la parte della fronte, proprio il centro,
Ok, portiamo il centro verso terra. Da qui, per controllare che la posizione sia giusta, porta il mento verso il petto. Questo ci aiuta a far che? Ad allineare il tratto cervicale, ok? Quindi centro della testa a terra e portiamo il mento verso il cuore. Stringiamo bene le ginocchia. Da qui semplicemente stiamo un attimo in questa posizione. Spingiamo a terra con i gomiti e separiamo le spalle, le scapole tra di loro, ok? Senti la posizione e prova solo a distendere le gambe dietro di te. Stai un attimo qui, attiva l'addome fortissimo. Non c'è bisogno di andare in basso con l'addome, stiamo semplicemente prendendo confidenza con la posizione. Quindi ripeto, la distanza è gomiti, quindi afferro i gomiti, separo, unisco le mani e stringo i gomiti, il centro della testa, quindi mi raccomando, non la parte frontale, la parte alta, il centro va verso terra, il tratto cervicale deve essere ben allineato e quindi lo controllo perché? Perché porto il mento verso il petto. Quando il tratto cervicale è allungato, possiamo provare a distendere le gambe. Spingi bene con i gomiti verso terra e cammina indietro con le mani fino a portare i glutei all'altezza della testa. Le mani sono attive, le braccia sono attive, le scapole si allontanano. Il lavoro che abbiamo fatto oggi di allontanare le scapole lo ritroviamo qui, l'addome è attivo. Non sollevare le gambe ancora, non ci stiamo. Siamo qui, siamo qualche respiro qui, prendiamo confidenza. Prova ad alleggerire il peso del corpo dalla testa. Respira, forse puoi sollevare un piede e riportarlo a terra. Forse puoi sollevare l'altro e riportarlo a terra. E riporto a terra le ginocchia, porto un pugno sopra l'altro e porto la fronte a terra. Scusate, la fronte sopra i pugni. Questo ci serve per allungare il tratto cervicale e per alleggerire e riequilibrare il peso che abbiamo dato alla testa in questo momento. Ok, adesso prendete, per chi vuole, vi faccio vedere un ultimo esercizio per poter lavorare su questa posizione. Prendete una sedia, quindi avvicinate una sedia, io userò il mio divano qui dietro. Ok, vi faccio vedere. Prendete la distanza dalla sedia che deve essere come la vostra gamba, ok? Da qui andiamo ad appoggiare i gomiti a terra, quindi la stessa cosa che abbiamo fatto adesso. Afferro i gomiti, li porto a terra, separo le braccia, unisco e intreccio le dita delle mani, avvicino e stringo i gomiti, perché una volta che portiamo la testa lì in appoggio, le braccia probabilmente si allontanano, quindi noi dobbiamo tenere sempre i gomiti stretti. Separo le scapole, porto il centro della testa a terra. Attiva l'addome, solleva le gambe e porta i piedi in appoggio sulla sedia. Prova a trovare quindi la tua L, la tua posizione ad L. Spingi, è una posizione attiva, manda dentro l'addome, spingi bene i gomiti a terra, separa le scapole, resta qui. Non dobbiamo sentire fastidio o dolore alla testa. Quindi se senti fastidio o dolore, scendi. Ci puoi provare in un altro momento, quando magari hai ripetuto più volte questi esercizi. Io ti faccio vedere intanto che puoi da qui, se vuoi stare 5 respiri qui, se vuoi puoi provare a sollevare una gamba e riportarla sulla sedia. Se vuoi sollevi l'altra gamba e la riporti sulla sedia. L'importante è raggiungere la L, ok? Quindi glutei ben sopra le spalle. Ok, fai i tuoi tentativi adesso, anche più tardi, porta ogni volta che lavori con la testa in appoggio a terra, ricordati sempre di mettere i pugni uno sopra l'altro e appoggiare la fronte sui pugni, quindi rimanere per qualche respiro qui per allineare il tratto cervicale.
La cosa che voglio dirvi è che non è importante, non bisogna raggiungere e sentire dolore, mai. In queste posizioni non dobbiamo mai sentire dolori o fastidio. Quindi se ciò accade, vi fermate, come abbiamo fatto prima, respirate e vi esercitate. Quindi con il tempo, piano piano, con una pratica costante di yoga che ci aiuta a lavorare sulla nostra attenzione, sul nostro respiro, perché non è solo una cosa fisica questa posizione, è un insieme di lavoro, quindi fisico, mentale, attenzione sul respiro. Ok, da qui, una volta che abbiamo riportato il tratto cervicale allineato, ci riportiamo seduti. Ok, ci sdraiamo un attimo, apriamo le braccia all'esterno e andiamo quindi un attimo a riequilibrare il lavoro che abbiamo fatto. Portiamo le gambe verso l'alto, attiviamo bene i quadricipiti, portiamo le braccia lungo i fianchi, palmi bene appoggiati a terra, inspiro, lascio cadere i piedi oltre la testa. Anche questo ci aiuta per riallungare il tratto cervicale. Spingo bene con i talloni, porto i glutei verso l'alto, le gambe sono ben attive, ben distese, resto qui. Se voglio, che è parte della mia pratica, posso portare le mani in appoggio sulla lombare, stringere i gomiti e portare su le gambe oltre la testa. Anche questo è un esercizio che rafforza moltissimo e ci prepara per andare in inversione, quindi anche assumere un buon controllo di questa posizione è importante. Qualsiasi variante io abbia scelto, quindi se vuoi, se sei rimasto qui, allunga bene tutta la parte posteriore. E poi espirando, lascia scivolare i piedi davanti al volto, riporta la lumbare a terra, piega le gambe e porta i piedi in appoggio a terra. Apri le braccia all'esterno, prova a non interrompere la pratica in questo momento, ma porta la pratica alla fine, ok? Quindi espirando, lascia cadere le ginocchia verso l'esterno, guarda verso destra, mantieni le spalle ben in appoggio a terra. E quindi allunghiamo, rilasciamo, in questo momento non contraiamo l'addome, ma lasciamo che la torsione avvenga in modo naturale. Porta lo sguardo verso destra, respira, calma tutto, chiudi gli occhi. E poi inspirando richiamo in alto le ginocchia ed espirando rilascio cadere verso destra. Lo sguardo è verso sinistra, le spalle sono bene in appoggio a terra. E come prima non controllare nulla. Lascia libero l'addome, quindi rilassiamo la zona addominale. Respira, calma tutto. E poi torna in alto con le ginocchia. E da qui porta le ginocchia al petto, avvicinale, mantieni le spalle a terra, porta il mento verso il cuore. Quindi allunga bene il tratto cervicale, mantieni tutta la zona della colonna a terra, allunga bene il tratto cervicale, resta qui, forse dondola da un lato all'altro, semplicemente per alleggerire il lavoro che abbiamo fatto sulla colonna, per massaggiare la zona lombare. E poi porto i piedi a terra, porto le braccia lungo i fianchi, palmi rivolti verso l'alto, distendo le gambe davanti a me e lascio cadere i piedi all'esterno, quindi sono sdraiata completamente a terra. Per qualche istante prova a, come se volessi camminare, quindi allunga i talloni verso il fondo, il destro, poi il sinistro, poi di nuovo il destro, quindi semplicemente come se volessi allontanare i talloni, se volessi proprio allungarti, continuare a camminare da sdraiato. Poi ferma i talloni, ferma le gambe e allunga la colonna, quindi porta in alto le spalle, in alto il centro della testa. E poi porta il mento verso il petto,
Le braccia sono ben lontane dal busto, i palmi sono rivolti verso l'alto. Resta un attimo qui, fai una lunga espirazione e lascia andare. Chiudi gli occhi, resta un attimo qui, abbiamo ancora un paio di minuti, quindi resta un attimo sdraiato, con gli occhi chiusi, completamente rilassato a terra. Mantieni gli occhi chiusi e proviamo in questi ultimi minuti semplicemente ad accorgerci e ad accogliere tutti i benefici e gli effetti che ci sono stati della pratica di oggi. Quindi resta sdraiato, mantieni gli occhi chiusi. Sdraiato, occhi chiusi, braccia lungo i fianchi, palmi rivolti verso l'alto, prenditi un attimo per lasciarti cadere, rilassarti completamente a terra. Prendi contatto con il tuo corpo, con il tuo respiro. E resta semplicemente qualche minuto in ascolto del tuo corpo, del tuo respiro, provando a lasciare andare, provando a rimanere nel momento presente, rimanere qui. Resta a terra, occhi chiusi, lasciati andare, rilassa completamente il corpo. Senti il tuo corpo pesante, completamente rilassato a terra e accorgiti se cambia qualcosa nel tuo respiro, se si fa più calmo, più profondo, più lento. Resta con te stessa, con il tuo corpo, con il respiro, con le tue sensazioni. Piano piano, mantenendo gli occhi chiusi, torna a muoverti dolcemente, a risvegliare il tuo corpo. Mantieni gli occhi chiusi perché permetti al tuo corpo di lasciarti guidare da lui. Quindi se hai bisogno di rimanere ancora sdraiato, resta sdraiato, altrimenti mantenendo gli occhi chiusi, piano piano fai dei piccoli movimenti, la testa da un lato all'altro, forse stiracchiati verso l'alto. Fai qualsiasi movimento senta il bisogno di fare in questo momento, poi porta le ginocchia al petto, abbracciale, resta un attimo, senti quell'abbraccio. E poi, sempre nel rispetto dei tuoi tempi, lasciati cadere verso il lato destro, sul fianco destro. E piano piano, mantenendo gli occhi chiusi, torna a sederti. Posizione comoda, in Sukhasana, come abbiamo iniziato la pratica di oggi, quindi gambe incrociate, mani in appoggio sulle ginocchia, occhi chiusi. Fermati un attimo per chiederti come stai, quali effetti ha avuto sul tuo corpo, sui tuoi pensieri, sul tuo respiro, la pratica di questa mattina. E ricorda anche solo per un attimo l'intenzione che ha guidato la tua pratica di oggi. Inspira su le braccia oltre la testa, unisci i palmi ed espirando lasciali scendere fino ad arrivare al cuore. Ringraziati per il tempo che ti sei dedicato e ringrazia il tuo corpo per averti appoggiato nel lavoro di oggi. Namaste, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. E la pratica la lasceremo, grazie a voi, la pratica la
lascerò poi su YouTube. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie, è stato bellissimo fare questa cosa con tutti voi, è stata una cosa nuova, un esperimento, spero vi sia piaciuto e fatemi sapere com'è andata, fateci sapere com'è andata. La rifaremo? Sì, la rifaremo, dai, sì, si può fare, se volete la rifacciamo, sì. Grazie, un abbraccio a tutti, no, vi auguro una buona giornata, ciao.